Adesso che siete diventati bravi a fare le scale, vediamo qualche effetto, quelli che avvincono la gente quando sta in un concerto. E sicuramente durante tutti i seminari che ho fatto in giro per l'Italia, a volte fai delle cose, sono difficili da fare chiaramente, ma le scale sono più difficili, no? Però la gente gli piacciono queste cose, vi voglio far vedere guitar tricks, effetti per chitarra. E faremo questo gioco qui. Di vedere quello che ho fatto. Prima di tutto noi ci dobbiamo ricordare una cosa, che ad esempio sul mi basso, a cavallo del terzo tasto che separa il terzo tasto dal quarto, abbiamo un bel, si chiamano dive bombs in America, no? Ed è questo. Ok. Al centro del tasto ne abbiamo un altro. A cavallo del secondo tasto col terzo ne abbiamo un altro. Adesso la tecnica è semplicemente di appoggiare, io uso il secondo dito, sopra il tasto, il fretto di metallo che separa il terzo dal quarto, al centro e il secondo tasto, dal terzo sempre sul fretto di metallo. Il trucco sta nel mobilitare bene la leva quando lo fai, chiaramente. Alcuni partono già con la leva abbassata e poi alzano, così. Abbassano la leva e poi l'alzano. Ok. Io ad esempio faccio un movimento rotatorio che mi piace molto, abbassando e alzando, ma molto veloce. Ogni tanto si sporca, poi suono. Ok. Queste sono ad esempio molto belle, ma sono molto basse, dunque rimbombano molto. Alcune che vi consiglio sono sulla corda sol, la stessa identica cosa. Il quarto tasto, cioè il terzo tasto, il fretto di metallo che separa il terzo dal quarto, al centro del terzo tasto e a cavallo della cosa di metallo che separa il secondo dal terzo. Attenzione, e queste sono micidiali, di quelle da paura. Farlo a casa per la gioia dei vostri genitori e dei vicini, al massimo del volume chiaramente, se no non escono queste cose. Attenzione,
Facciamo l'altro esercizio, il mio esercizio personale durante i miei concerti. Una corda sola. Il tasto lo vedete, tra il 12 e il 13, tra il 9 e il 10, tra il 7 e l'8, anche qua ne prendo qualcuno, e poi chiudo. Bisogna vedere perché vado molto spontaneo a volte in queste cose. Ce ne sono tantissime. Dunque proveremo a fare questo gioco. Provate insieme a me. Mi piace molto perché sembra quasi un gatto, no? Sembra un gatto, wow, wow, no? E io cosa faccio? Alzo la leva e abbasso di un tono. Alzo la leva e abbasso di un tono su ogni armonico. Ecco, un altro gioco molto interessante, ad esempio, questi sono tutti i trucchi che uso io personali, sono questo, mettere il terzo dito della mano destra, il dito centrale, sopra il nono tasto, qua, sempre su fretta di metallo, e tenerlo mutato. Con questa mano fare un movimento, il movimento è questo. Però muto questo movimento mettendo il mio dito sopra il tasto, dunque non si sentono le note, ma si sente una specie di carillon infernale. Questo è un altro trucco che mi piace molto. Un altro trucco che mi piace molto, che ho preso da Joe Satriani, è molto semplice questo, ma molto efficace. Fare così. Facile, no? Che cos'è? La si. Così, no? Poi con la mano dovete andare giù su tutte le armoniche che troviamo qua, ce ne sono tantissime, è difficile da prendere, ma... Ok, abbiamo tantissime armoniche qua, no? Allora noi, appoggiando il palmo della mano destra sopra la corda praticamente, o le corde, ma è una corda sola che suona in questo caso, però il movimento è a 6 chiaramente, perché non puoi tirare via un pezzo di mano, scendiamo. Dunque la sequenza infernale diventa questa. Un altro gioco che faceva Van Halen, così, una specie, era... Un altro consiglio che vi do, a parte la leva messa qui con botte, eccetera, su scale, tantissimi giochi da fare insieme, vediamo una, così, su una scala, prendiamo ad esempio una pentatonica, no? Gioco era questo, finale della sessione Guitar Tricks, prendere una fuga, un po', no, la minore in stile Bach, no, così, l'abbiamo messo pure in Heavy Agenda il mio metodo. Questo si può fare anche molto veloce col plettro, no?
Ok, così, no? Questa è la tecnica di suonare sotto e sopra il manico. Io faccio tantissime scale, anche così, suonando sopra il manico. Sono molto divertenti, ve lo faremo vedere magari in un altro video, in un'altra occasione. Però provate già così a divertirvi. Allora, il dito centrale, il secondo, e il primo, allora... Poi il primo, il secondo, il primo, il secondo, il primo, e poi, e si continua così, guardate.